La gente che ha dimenticato chi fossero le Janas le racconta fate, abitanti mitiche delle Domus de Janas, tombe ipogeiche preistoriche, uniche nel proprio genere. Le mie donne però lo hanno sempre saputo che le Janas erano molto altro. Forse è proprio per questo che le ho studiate tanto a lungo, per confermare i loro sospetti. Credo siano state donne, legate alle tombe che oggi diciamo Domus de Janas, forse operavano al loro interno, preparando defunto e parenti per quel passaggio in altro mondo che è da sempre mistero e paura. La leggenda ci dice fossero maestri in molte arti, panificazione, erboristeria, gestione del fuoco, divinazione, tutte arti che in passato non erano di produzione ma sacre. Tessendo si creava sorte e destini dei nuovi nati, e il pane era uno degli strumenti più potenti per creare legame con il divino. Col tempo quelle donne proprietarie di talenti tanto preziosi vennero mitizzate e molti millenni dopo noi continuiamo a raccontarle non come donne sagge, ma come fate, che a pensarci bene è un po' la stessa cosa. Se stai pensando che il mito non valga lo studio che gli ho dedicato, ricrediti, leggi sotto, ti spiego tutto. Sono Claudia Zedda, antropologa e scrittrice, seguimi per saperne di più sulle nostre antenate Janas.